Dunque, io innanzitutto ringrazio chi ha organizzato questa iniziativa, perché si parla troppo poco di questi temi e questa insomma, è un'occasione grandissima. Io condivido la maggior parte delle cose che ho sentito questa sera, però insomma, vorrei puntualizzare due cose. Una, per forza la devo dire, Davide, prima cosa dicevi della Green Economy, è una deviazione. La Green Economy in realtà è una qualità. È ciò a cui dobbiamo tendere, non è un settore, quindi non può essere in deviazione se non è un settore. È una qualità di ciò che facciamo e sono già tante le imprese che sono classificate come green per vari aspetti. Può essere perché lo sono interamente, perché magari hanno produzioni classificate in quel modo o perché hanno fatto innovazioni di processo e di prodotto che hanno portato ad un alleggerimento, no, degli impatti ambientali. Quindi insomma, poi comunque lo diceva prima che Gianluca. Diciamo che la vediamo in quest'ottica, la Green Economy. Ecco, detto questo, il signore che è intervenuto prima mi ha parzialmente rubato l'intervento, perché ciò che volevo dire è proprio questo. Tutto ciò di cui avete parlato questa sera va condito con una politica energetica. Sono troppi anni che, lo dico anche colpevolmente, io sono un esponente del Partito Democratico, quindi comunque è una critica che riguarda anche i nostri governi, sono troppi anni che è carente, che manca. Potrei parlarne a lungo, però se devo sintetizzare in estrema sintesi, noi siamo arrivati ad avere quasi il doppio di capacità elettrica installata, siamo a quasi il doppio di capacità di importazione di gas, siamo in crisi economica, quindi il divario comunque aumenta, è aumentato negli ultimi anni, proprio perché i consumi sono calati. Abbiamo creato un sistema di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, poi gli incentivi sono stati più volte modificati, è stato anche questo governo ha allungato i tempi con il decreto spalma incentivi, che io non ho condiviso, insomma lo dico apertamente, però la cosa a cui tengo di più dire è che manca una politica energetica. E non possiamo pensare di portare avanti una politica industriale senza a fianco una politica energetica e, come dicevi giustamente prima, una politica della ricerca. Concludo con l'esempio più facile, se volete, di tutti, lo conoscete tutti, però insomma richiamarlo non guasta, soprattutto per noi ambientalisti. È la Germania che ha fatto? La Germania anni fa, a partire da una ventina d'anni fa, ha fatto il conto energia, cioè gli incentivi in conto energia, no, per le fonti rinnovabili, a cui ha associato la scelta industriale di avviare delle produzioni in quel settore e a cui ha associato il terzo ramo fondamentale, che è quello della ricerca in quel settore. Quindi hanno portato avanti le tre cose insieme. È chiaro che se noi portiamo avanti uno solo di questi tre rami non funziona. Dopo la causa non è la green economy o le scelte, le tesi ambientaliste, la causa dopo è il fatto che non abbiamo fatto le cose come andavano fatte. Cioè noi dobbiamo avere una visione complessiva di questi temi. Ecco, questo è secondo me un punto imprescindibile, se no non andremo molto lontano anche con scelte che pure apprezzo, magari io sono più critica su alcuni aspetti del Job Act, però non è questa la sede. Possiamo affrontarli, ma condivido molte delle cose che hai detto e che ho apprezzato le scelte fatte da questo governo. Però è chiaro che la cosa va completata, perché in questo mondo senza una linea politica energetica sicuramente non andiamo più avanti di così.